una domenica diversa, la restituzione al quartiere del lavoro fatto dal laboratorio di Nuove Economie che abbiamo messo su con tante realtà sociali un anno fa, che ha prodotto una mappatura degli artigiani del quartiere, ha costruito nuove relazioni fra loro e ovviamente si pone di poter costruire progettualità comuni per salvaguardare il tessuto artigianale così ricco in questa parte della città, per potergli dare un futuro e soprattutto farli uscire dall'isolamento, dalla difficoltà della crisi economica che sicuramente c'è per tutti. Una bella domenica di riuso, di riciclo, di artigianato. Sì, di riuso, di riciclo, di artigianato e soprattutto di voglia di lavorare con gli artigiani, provando a far sì che da un lato escano dal loro individualismo e lavorino dentro una logica di rete. Dall'altra pensare che questi lavori sono talmente preziosi che non ci si può permettere di buttarli via. Allora recupero il riuso e quindi recuperiamo e riusiamo anche le loro abilità, i loro mestieri e proviamo a farli andare in avanti, nel senso che non sono vecchi mestieri perché uno ha il torcicollo all'indietro, ma a questo punto possiamo andare guardare avanti collegando questi lavori con nuova occupazione. Noi ci chiamiamo Laboratorio di Nuova Economia proprio per questo, perché pensiamo che sia importante costruirsi lavoro e lavori che rispondano ai bisogni delle comunità. Il mestiere è un po' un nomignolo affettuoso che uno usa per dire che è proprio un modo di darsi una soggettività dentro il lavoro, avere un mestiere, avere una vocazione che in qualche modo viene sviluppata. C'è un territorio, ci sono delle persone che lo abitano, ci sono dei bisogni e questi bisogni hanno bisogno di risposta.